qui con la mami. Ciao a tutte. E a tutti. Ho un sacco di pacchi da aprire. Ho deciso di accumularli e farvi un unboxing dei prodotti ricevuti e comprati, perché c'è un pacco che ho voluto tenere da parte, che mi è arrivato proprio oggi. Ho detto vabbè, già che ci sono ve lo apro, che ho comprato io. È una cosa che non vedevo l'ora che arrivasse. Apriamo questo qua, che non lo so, fa dei rumori strani. Lo sapevo perché ho sbirciato su Instagram e mi sono fregata da sola. Too Faced! Allora, questo qua è un pacco che mi è arrivato quando sono tornata da Berlino. Per la maggior parte pacchi che mi sono arrivati neanche 2 settimane fa, non tantissimo. E infatti ho accumulato un botto di cose, quindi iniziamo da Too Faced. Mamma, cura tua figlia, che ho le barbici in mano. Wow, sono i Lip Injection. Glossy. Glassy. Sbocciamone uno o due, dai. Allora, questo qua è Spice Girl. Ricordo dei vecchi tempi. Non sono molto molto coprenti, devo dire. Beh, se no non sarebbe. Però sono gloss, ovviamente, non sono rossetti liquidi, sono gloss super colorati, quindi mi piacciono. E plumping, effetto plumping, quindi speriamo non abbiano quella roba che ti frizza il labbro, no? Che ti... A te potrebbero piacere. Seguitemi su Instagram / Facebook se volete vedere gli swatch. Ovviamente. Se volete degli swatch su tutti questi, su labbra. Grazie. Quindi magari leggo un libro. È un libro! Ma che libro? Ma che sto dicendo? Wow, c'è anche questo! Oh. Insomma, se volete un video swatch, fatemelo sapere. Barbie Bisturi. Signora Shepard, visto che oggi si è sposata con Shepard. Sì, perché sì, intanto che apri il pacco. È vero. Vai, racconta. Ho fatto uno di quei, come si chiamano? Test che ci sono su Faccia da Libro. E mentre lo facevo, era quale sarebbe l'uomo ideale per me. Esatto. E mentre rispondevo appunto a queste domande, io immaginavo già la risposta. Sì, che è lui. Derek Shepard. È uscito lui, ebbene sì, è dietro l'angolo che mi aspetta. Sì, proprio, non vedo l'ora che andiamo in ospedale. Scatola Glossip, molto molto carina, anche qui avevo visto già altre ragazze che avevano ricevuto questo pacco, quindi mi sono rovinata la sorpresa. Non gossip. Ma è Glossip. Mi piacciono un sacco queste scatole che hanno l'apertura magnetica, perché le posso riutilizzare e metterci dentro altre cose. Lì saresti te. No. Ah, sono i nuovi Extreme Volume Lipstick, rossetto volume estremo, a lunga tenuta, intensità, brillantezza estreme. Che roba, proviamone uno così a caso. Ah, non finisce abbastanza lucido. Questo è il numero, se vi interessa, 04. Questo è Neve Cosmetics e anche qui so già che cosa c'è, perché mi sono fregata. No, in realtà mi era arrivata la mail, quindi sapevo già che mi sarebbe arrivata la nuova collezione. Curiosa di vedere com'è questa collezione. Wow, qualcosa di diverso, perché fino adesso solo... Cioè, io adoro le palette neve, ma che carina. La nuova collezione è Mutations e mi piace un sacco il font, il colore pastello di questa palette. È da comporre perché questa è della Iercovellini e sono all'interno con 4 posti per le nostre cialde. E qua ci sono le cialde, ma non sono 4, sono 6, perché la collezione è uscita con 6 colori. Un sacco di pastello, adesso mamma ce li aprirà. Allora, questo qua è Newton, che è un bianco, mi sa, scimmerissimo, proprio wow, che bello. Un sottotono violetto, questo pesca che si chiama Peel. Ah, ed è matte Peel. Anche questo Future allora, è matte. Allora, quello per me, perché io preferisco solo... Infatti ce l'hai simile, va? Più che... Questo è questo Future sono per me. Infatti Mutations, sono... Che bello, questo è tipo mamma un plan. Mia. Grazie Neve che hai pensato a me. Tipo un vinaccia violetto. Human, che è un più un color rame spento. E Robot, che è un freddissimo top. Sì, a me piace. Beh, comunque è molto top. E questa è somiglia alla quella che fa la ballerina della cantante lì. È vero, di Sia. La ballerina. E poi un sacco di pastello. Oh mio Dio, guarda che bello questo. No, che bello. Sul violetto anche questo. Sì, è proprio un color pastello. Questo anche, ma che bello. Io tengo tutte quante della nuova. Quando le fa così le tengo perché si chiudono meglio delle precedenti. Anche se a volte anche queste hanno dei problemucci. Però sono, boh, le trovo un po' più comode, un po' più curate. Mi piacciono un sacco. Si facciano male. Oh. Poi arriva Shepard. Oh, scusa.
come uccidere la mamma. Esatto. O come eliminare la mamma. Come mandare ad Adulto Shepherd. Allora abbiamo un bellissimo cannocchiato. Ehi Ariel! Oh, come andato in fretta. È stato un piacere tesoro. È stato un piacere. Loretta lo sa far meglio. Questo è un sacchettino. Quello di Natale, dove ci sono i numeri. Merry Christmas, esatto, dei giochi di Natale. Allora, qua abbiamo Extreme Gloss. Come ho detto? Extreme Gloss. Di Extreme Gloss, questi qui. Poi abbiamo un Forever Shadow. Due matitoni che fungono da ombretto. E matite per le labbra. Che bello questo colore, vinaccia, proprio per questo periodo. Della linea Perfect Lips 201 e 206. Bellissime queste qua, non vedo l'ora di provarle. Non ve le sto ad aprire adesso, perché hanno tutti quella bellissima cosa sotto vuoto di plastica con le righettine tratteggiate che ci metti 80 anni per aprirle. Io ogni volta sono lì che... avete capito. Quindi... è una bellissima carta argento! Oh my god! Sì, attenta mamma, perché non vorrei mai che veramente... oh, dei bellissimi cosi di plastica puffettosi! Cos'è? Ma che figata è! NYX! Ma che patatini! No, vabbè, ma fanno sempre dei pacchi stupendi, delle cose... ma dai! Cioè, vabbè, mi piace troppo questa cosa, e anche la dedica. Wow! Honey Dew Me Up! È un siero e un primer all'olio, al miele. Un sacco di pagliuzze dorate, col collagene, cioè, ma guarda. Questo qua invece è una Pro Palette vuota per 4 ombretti. Oh no, invece non è vuota. Quando avevano mandato la scatolona con tutti i prodotti di NYX della Top 20, c'erano dentro un sacco di queste cialdine, che io però ovviamente le ho tenute tutte dentro, perché ogni volta le utilizzavo, le rimettevo dentro perché non sapevo dove metterle. Io non ho le robe per mettere le palettine. E questa è una cosa molto bella. E abbiamo un sacco di questi qua, che sono i Touch, Hydra Touch. Ah, sono degli illuminanti a matita. Si possono utilizzare tipo come contouring e highlighting. Poi questi qua che sono i glitter per il corpo, per il viso. Born to Glow Illuminating Primer. Questo qua invece è un primer a base illuminatrice. Si è proprio bianca e brillantissima. Bella, palette illuminante con un sacco di cialde. Wow, che bello questo, guarda. Cioè, qua ti fa delle guance. Che bello, grazie, non me l'aspettavo per niente, grazie di cuore. Grazie NYX, lo dice lei perché mi fotti i prodotti. È vero, hai detto proprio tipo grazie NYX e addio. Mi piace un sacco. Ah, questo. Attenta madre. La madre delle madri. Il pacco dei pacchi. La trasmissione ricordo, ieri sera, la domenica, tutti i giorni. I pacchi. Cos'è che era? Oddio, non me lo ricordo più, ce lo guardavamo sempre. Sacco di cose! Cioè, vi assicuro che pesa tantissimo. E guardiamo velocemente, altrimenti questo video durerà un'eternità. Ci sono i prodotti della collezione Parlami d'Amore. Io non sono potuta andare all'evento perché poi sono andata a Berlino. Mi dispiace tantissimo non esserci stata. Però sono stati carinissimi ad avermi mandato un sacco di prodotti. Non vedo l'ora di sono fondotinta. Di usarli e provarli. Wow, ma che carini. Acqua aromatica. Sono contentissima. Un po' di cream. Una sniffata veloce. Poi ci sono... con i petalini dentro. Mamma mia. Ma dove? Qua dentro, guarda. Oh, che carina. Mamma. Che roba tenera. Con tutti i petalini. Grazie. È petalosa questa cosa. È una scatola petalosa. Ancora notare che ha detto grazie. È una ladra. Senti, ma qua... questo è chiuso. Questo è quello curioso. Vai, vai, apri. Intanto io sniffo qua. Guarda! Cos'è sta roba? Acqua profumosa? Va svitato, Gloria. Se non tiri, se tiri e non esce, perché va svitato. È roll-on. Mamma, che buono. Ti ricordi quando io prendevo da piccola tutti quei cosi roll-on, i profumi roll-on? Ciao. Guarda questo, che bello. Wow, c'hanno tutti. Wow. Sei presa bella. C'hanno tutti belli. Oh. Duo fard di ombretti, luce e colore. Tantissimi rossetti. Con la matita. Top. Anche qui, fatemi sapere se vi va... anche delle foto swatch, un post sul blog, fatemi sapere se vi va di vedere al meglio questi prodotti. Come dice la mamma Anna, grazie Collins. Ecco, pareva. Che bella anche questa bustina. Wow. E qua ci sono, sì, infatti, gli ombretti. Ombretto effetto seta, ma che bello anche. Tocco. Eyeliner punta
a pennarello tratto spesso. Altri gloss, niente, è il periodo di gloss per i brand. Poi invece ci sono in fondotinta, siero nudo perfetto, effetto seconda pelle. Speriamo siano della mia colorazione. 2 e 4. È scura. Perché mi mandano tutte le colorazioni scure? Non riesco a usarla io. Buon profumo anche questo. Neanche tu potrai usarlo perché siamo due cadaverine. Al pacco che ho comprato io, cioè io non è che ho comprato un pacco, ho comprato il prodotto che c'è al suo interno. Che se mi seguite sui weekly sapete che sono andata alla ricerca di questo profumo per Marie Monti e non l'ho trovato. L'ho preso online su profumino.it ed è il 212 di Carolina Herrera. Wow, che bella la... È molto figa la confezioncina. Come cavolo si apre? Oh mio Dio, sembra, come si apre? Un cristallo. Oddio, il terrore, come si apre? No. No, ragazze. Oh mio Dio. Ma che cavolo mi stai dicendo? C'è? Due. Che figata! Sembrano delle palle di Natale. Oh mio Dio. Sì. Cospargimi di Carolina Herrera. Oh mio Dio! Mia, sì, mi sei mancato, è proprio lui quello che cercavo. Sono due, uno per... Quando ci serve il potere del profumo, sappiamo. Questi erano i pacchi, questo era l'unboxing di tutti i pacchi che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Spero che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia, vi abbia fatto sorridere. E... O ridere. Ping pong. Ci vediamo al prossimo video e la mia mamma chissà. Ciao! Ciao! Beso! Sei detta così bruttissima, la mia mamma chissà. Perché ogni volta a fine video io sono qui? Applausi!